Allora, il tuo giovedì dilemma però ha a che fare con questa cosa? No, medio, no, ha a che fare con la tua bocca. Ha a che fare anche con questo, la verità, perché avendo a che fare col pubblico, quindi essendo a stretto contatto con le persone, insomma, sì? Il mio dilemma fondamentalmente è quello se mettere l'apparecchio ai denti oppure no. Appunto, avendo a che fare con le persone, rimanendo a stretto contatto con loro, un po' mi mette in imbarazzo, anche perché ti metti in imbarazzo avere l'apparecchio o avere i denti scombinati? No, non ho i denti scombinati, il problema è questo, il dilemma è proprio quello, perché i denti per fortuna non sono per niente scombinati, ho un problema di malocclusione. Ah ok, quindi all'apparenza i denti a posto, ma il tuo corpo sa che mastichi male, fai quelle cose lì, per cui poi hai dolori dappertutto. Esatto. Come la fosca. Io non mastico male, ho solo dei brutti denti. E ieri ho scoperto anche di avere dei corridoi neri, dei corridoi bui. Ma questo sì, ma nel cuore però ce li hai, i corridoi bui. Si capisce? Questo si capisce. Il nulla, il grande nulla nel. Ok, e il problema qual è? Allora, il problema è questo. Allora, ho quasi 40 anni, a settembre farò 40 sì. anni. Devo rompermi le balle per i prossimi 3-4 anni con questa cosa fastidiosissima in bocca? Devo spendere 8.000 euro e passa per questa cosa che mi farà dannare. Madonna, costa una fucilata. È una fucilata, sì. Allora, mi metto nei panni. Ciccia, mi tengo questo problema. Mi metto nei panni di mia moglie. Mia moglie, da quando la conosco, continua a ripetere che i veri gioielli di famiglia sono i denti. La cosa di cui bisogna avere più cura nella nostra. Tra l'altro, l'altro giorno abbiamo fatto, lunedì, abbiamo fatto una puntata tutta su come ci si lava i denti. Sono i denti, quindi. Lei, e io su queste cose ho capito con gli anni che non sbaglia mai, ti direbbe sì, mettiti l'apparecchio, perché poi quando adesso hai 40 anni, quindi hai fatto tutta la fase dove eri giovane, potevi allenare a calcio, nuoto, fare palestra, tutto quanto così, il fisico reggeva. Se ti porti dietro questo problema, fra 20 minuti non riesci, almeno calcio non lo puoi più allenare. Nuoto magari sì, ma mi crea già problemi. Allora certo che devi metterti l'apparecchio, certo. Sì. Ma hai paura di essere brutto? La risposta di tua moglie o la risposta vostra? Io voglio la vostra. Ma io ormai ho introiettato questa cosa qua, io ti rispondo come lei. Tra le altre cose, scusami, esiste un allenatore con l'apparecchio? Saresti il primo, potresti essere anche un qualcosa di nuovo. Ecco, vedi. Perché tu dovresti mettere l'apparecchio quello fisso, proprio la vecchia ferraglia. Esatto, vecchia ferraglia con degli elastici per evitare sì, di fare. Sì, comunque ci sta. Poi secondo me stiamo vivendo anche un'epoca dove un difetto, quello che un tempo era un difetto, adesso ti renderebbe quasi un figo. Dici? Sì, perché adesso uno. Oh, comunque ha l'apparecchio, ha coraggio di mostrare i suoi difetti. Così finisce che trombi pure. Questa è una bella lettura. Sì, vedi, sì, sì. Io l'unica cosa che consiglio è di fare almeno 3 preventivi da 3 persone diverse. Beh, certo, vabbè, certo, certo. Quanti preventivi hai fatto, Gio? Li ho fatti. E sono tutti 8.000 bombe? Sono tutti con lo stesso tipo di apparecchio? Tutti con lo stesso tipo di apparecchio. Allora, cavoli. Allora è così. È l'unico modo per risolvere questo problema. Però a maggior ragione, se 3 specialisti su 3 ti hanno detto che la cifra è quella, l'apparecchio è quella, la durata del tempo è 2-3 anni di terapia così, non sottovaluterei il problema. No, non lo voglio sottovalutare, anzi, sto riflettendo proprio per quello. Anche perché poi, a ben guardare, scusami Giovanni, questo è quasi un problema medico. Mm-mm. Noi siamo molto a nostro agio a dirvi come buttare nel secchio la vostra vita con le storie d'amore, perché tanto quelle non fanno danni, addirittura con i vostri soldi, ok? Ma con le cose mediche io ci andrei calmo, quindi ti direi di fare quello che ti ha detto il medico. Va bene, anche se per il momento è ancora gestibile. No, fai subito, apparecchio, subito. apparecchio. Tanto, scusami, farlo adesso, farlo fra un anno, cosa ti cambia? Via il dente, via il dolore. Prima inizi, prima finisci. Bravo. Hai ragione. Rosso di sera, bel tempo si spera, ragazzi, dai. E nulla? È il grande nulla che avanza. Gio, ci mandi una bella foto tua sorridente con l'apparecchio quando lo metti? Prima e dopo. Va benissimo, come no? Tanto con l'apparecchio, certo, dai, alla fine ormai si può far tutto tranne mangiare i crackers, credo. Che ti rimane tutta la pasta lì. Ma io non capisco perché la gente gli debba da fare. Ma infatti, perché il problema è estetico? Per me? È estetico, no. Perché ti dà fastidio l'apparecchio? Il problema fondamentalmente intanto è fastidioso perché crea dolore, perché dovrebbe movimentare. Ma per tutto il tempo crea dolore? Cioè tu passi 3 anni col male, sì? Non lo so, io sono nato con i denti perfetti, non lo so, però dico voi che. No, per 3 anni è dolore continuo?
La paura è che sì, se non lo di balle per 3 anni. No, dal punto di vista fisico per fortuna non ho nessun problema. Averlo certo mi dà fastidio, parlare con le persone così vicino, avere questa ferraglia in bocca un po' mi vabbè, ma quello è il meno, il dolore, 3 anni di dolore, però poi ti mette a posto. Perché per il resto quello lì è quello che quando smette di farti male devi tornare dal dentista che gli dà una giratina. Ah, gli dà un giro, sì. Ah, che sta passando il male? Vieni qua che adesso te lo giro io. Vabbè, dai, ho 3 anni, hai 39 anni. Avrai almeno altri 10 anni di vita, dai, 10-15 anni di vita ce li hai. 3 anni su 15 è comunque un... no? Con un bel sorriso. Sì, dai, con un bel sorriso si può fare. Ciao Gio, ti mandiamo un abbraccio. Ascolta Ale, l'ultima cosa. Dimmi tutto. Sei appassionato di birrette. Sì. E anche qua nella mia zona lo siamo abbastanza. Sì. Ti aspetto qua, ti porto nei peggiori bar della provincia. Di Nuoro, che è un po' la Caracas, è un po' la Caracas della Sardegna. Va bene, ci vengo. Ciao Gio, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.